Va bene? Allora niente, per chi non mi conosce mi ripresento un attimo al volo, vabbè, questi sono i miei account Twitter e LinkedIn. Sviluppo su Android ormai dal 2009, prima ho fatto un'applicazione rilasciata nel freelance per Folder Organizer. Da novembre dell'anno scorso sono a Nana Bianca, acceleratore di startup di Firenze, se lo conoscete, e mi occupo di sviluppo Android ora sull'applicazione Flip, social network verticalizzato sull'applicazione Android. E poi dopo scrivo anche per cose che ho già viste, che è un blog su cui scrivo dei miei ex colleghi. Allora, di cosa parliamo oggi? Di clean code su Android e quindi un po' delle best practices su Java e di come si riportano su Android. Poi in fondo parliamo anche un po' di testing su Android velocemente. Allora, clean code, questo termine nasce probabilmente con il libro di Robert C. Martin, non so se conoscete lui o se conoscete il libro. Comunque, una delle citazioni più importanti di questo libro secondo me è questa. Lui dice che in pratica l'unico modo per rispettare le deadline, per andare veloce, è tenere il codice più pulito possibile sempre. Ora lui è abbastanza estremista, però comunque c'ha un fondo di verità questa cosa. Allora, sempre nel libro c'è anche la definizione di clean code. Ci sono varie definizioni ovviamente, perché non c'è una definizione univoca. Quindi per esempio questi sono degli attributi, degli aggettivi che di solito si usano per identificare il clean code, quindi leggibile, manutenibile, espandibile e via avanti. Ma la definizione migliore secondo me del libro è questa vignetta qui, che dice che in pratica l'unico modo per misurarlo è guardare dentro una code review quante sono le brutte parole che si sentono fuori dalla porta. Se sono poche vuol dire che il codice è buono, se sono tante vuol dire che il codice non è buono. Questo alla fine, a parte la vignetta, diciamo un po' il sunto vero e proprio, perché poi il clean code è codice pulito se ci si può rimettere le mani facilmente senza stare a dire brutte cose. Allora, la prima cosa che si vede quando si legge il codice degli altri è sicuramente come è formattato il codice. Quindi, per fortuna ci sono guide, ormai siamo nel 2014, quindi non c'è bisogno di stare a riformattare il codice a mano. Quindi se utilizzate Eclipse ci sono le save action, quindi ogni volta che si salva è possibile fargli eseguire dei comportamenti che vogliamo noi. Quindi in questo caso, dalle preferenze save action, è possibile di riformattare il codice e di fare l'organize degli import. Questo secondo me è molto utile per non stare a formattarlo a mano. Per IntelliJ Android Studio, per chi sviluppa su Android, avete visto, è passato su Android Studio, è basato su IntelliJ, non c'è il concetto di salvataggio del file perché fa tutto in automatico quando ce n'è bisogno, ma c'è comunque una shortcut per riformattare il codice. Questo anche questo secondo me è molto utile perché comunque il codice formattato bene si legge meglio e dà un po' più di senso di codice curato, diciamo così. Altro argomento, su Android, come sapete tutti, è un sistema operativo mobile, quindi è molto importante che il codice sia ottimizzato, come dicevano nel talk precedente. Quindi se andiamo a spulciare il codice sorgente di Android, vediamo per esempio nella classe View, che è quella da cui derivano tutti gli oggetti da utilizzare in interfaccia grafica, ci sono n boolean che sono salvati in una variabile di tipo int. Questo perché almeno c'è ottimizzato, non si sta a averci n campi di un byte, non so quanto spazio viene memorizzato un boolean, e viene memorizzato tutto un intero. Poi nel set delle getter c'è una combinazione un po' strana di operatori booleani per riprendere il valore. Ora, la classe view ovviamente è istanziata n volte all'interno di ogni activity, all'interno di ogni applicazione. Quindi ha senso ottimizzare la memoria per questa classe, per tutte le cose standard di Android, perché comunque anche togliendo pochi byte di memoria, poi alla fine sommandoli tutti, viene fuori qualcosa di interessante. Ma nel codice di un'applicazione ha senso arrivare a questo livello di ottimizzazione? La risposta ovviamente non c'è. Però c'è un po' di citazione anche qua, questa è di Michael A. Jackson, che come scritto nel suo profilo non è il cantante. Ci sono due regole dell'ottimizzazione, la prima regola non la fare, la seconda, che è solamente per gli esperti, non farla ancora. Questo poi alla fine è vero perché comunque il codice ottimizzato
cioè l'ottimizzazione dovrebbe essere l'ultimo passaggio da fare, perché poi metterci le mani sul codice ottimizzato non è sempre facile. Quindi anche lì c'è da vedere un po' costi e benefici. Sempre qua capito bene l'ottimizzazione. Eh? Non ho capito bene l'operazione fatta. Quella all'inizio? Sì. In pratica è ottimizzata perché invece di esserci n variabili boolean, che comunque il boolean Java occupa un byte, c'è un iter solo, che quindi sarà un intero con 32 byte al posto di 8x4. Ma che ha 32 iter, ne fregavano, questo. No, qualcosa gliene frega, perché sennò probabilmente non lo facevano, però comunque. C'è un arrivato, c'è una caffata. Sì. No. Comunque, continuando a parlare di questo argomento, sono un altro argomento e sono le enum. Come sapete sono state introdotte su Java 1.5, ormai sono quasi 10 anni che ci sono. Su Android all'inizio soprattutto era sconsigliato l'utilizzo, perché ogni valore dell'enum in pratica è come se fosse una sottoclasse, quindi c'è un overhead in più per all'inizio per caricare le classi del class loader e poi dopo per smaltire con il garbage collector. C'è chi dice su Java, su Android 2.2 con Just-in-Time Compiler la situazione è migliorata, però non ci sono benchmark precisi. Una cosa, per esempio, su Android sono utilizzatissime, la cosa si faceva prima in l'enum, quindi mettere in cima alla classe delle costanti statiche intere. Static final int, almeno si definiscono gli interi e poi si passano gli interi a giro al posto dell'enum. Questa cosa su Android è molto diffusa, per esempio anche la classe R, che è generata in automatico ogni salvataggio, ha al suo interno tanti interi, che possono essere le stringhe, le out e qualunque altra cosa che si definisce all'interno delle risorse. Quindi, ovviamente, questo ha pregi e difetti. Un difetto, per esempio, che ogni tanto viene fuori questo errore, che su un catch più preso dall'interfaccia, se passiamo 100, in pratica viene dato un errore. Questo perché? Perché il 100 lui lo interpreta come se fosse una risorsa. Quindi va a cercare la risorsa corrispondente e se non la trova dà un'eccezione di risorsa non trovata. Ovviamente andava passata la stringa 100, quindi lo stringa o l'integer più stringa. Facendo così ovviamente funziona. Questo però per dire che alla fine passare un intero comunque è scomodo perché non c'è il compilatore che ti aiuta, perché un intero può essere qualunque cosa. Stessa cosa, un esempio abbastanza plateale, questo qui secondo me è Simple Cursor Tree Adapter, che è una classe Java che viene utilizzata su Android per creare le liste a due livelli, quelle espandibili. Questa prende in uno dei costruttori dei parametri, dei costruttori della classe, neanche più complicato, questi parametri, ovvero il context, il cursor, poi una serie di interi, array di stringhe. Anche in questo caso, ovviamente il compilatore non ci aiuta. Un utilizzo è questo, quindi poi si scopre che le array di stringhe sono le colonne da prendere dal cursore, gli interi sono i layout e gli array di interi sono gli ID all'interno del layout, in modo da mettere i dati da questo a questo, da questo a questo, per esempio. Però anche in questo caso il compilatore non ci aiuta, perché se sbagliamo a passare un layout al posto di un ID, comunque in compilazione va, ma poi runtime da errore. Se le classi enum fossero state create, per esempio, gli enum che implementano una certa interfaccia, il costruttore poteva diventare questo, oppure anche questo, raggruppando a 3 e 3. Questo ovviamente avrebbe avuto dei vantaggi nella leggibilità del codice, perché a quel punto non si poteva più sbagliare, perché al posto di un interspace un layout, quindi deve essere per forza un layout, ma ci sarebbero stati dei problemi, cioè delle performance meno buone, diciamo, per i problemi di garbage collector, perché poi si vengono creati n oggetti in più. Tutto questo comunque c'è sempre da capire i giusti compromessi, quindi secondo me la cosa giusta è iniziare scrivendo il codice più pulito possibile, se poi si vede che ci sono dei rallentamenti cercare di capire dove sono e ottimizzare quella parte. Però comunque alla fine è sempre una questione di trovare i giusti compromessi, tanto la soluzione per tutti i problemi non c'è, purtroppo. Un'altra cosa, questo acronimo che nel mondo Java si sente nominare spesso, don't repeat yourself, ovvero non ripeterti, non fare copia e incolla. Ogni concetto dovrebbe essere in un posto solo.
una citazione anche qui, questa volta di Martin Fowler, secondo me io la trovo molto utile, è questa, che lui dice in pratica la prima volta che devi fare qualcosa, falla e basta. La seconda volta fai copia e incolla e vivi con la duplicazione. La terza volta fai refactoring. Questa secondo me è una buona cosa, sia per prevenire il copia e incolla selvaggio, che per prevenire la over-ottimizzazione del codice, over-ingegnerizzazione. Quindi faccio una cosa una volta, non so neanche se poi la dovrò rifare altre volte, la faccio di già generica. Comunque anche quello è uno spreco di tempo, perché ci metto di più a farla generica che non a farla... Anche perché non so come generalizzare. Appunto, l'altra cosa è che alla terza volta ho già tre casi e quindi so dove sono i punti di estensione e come generalizzarla. Quindi questa frase qui secondo me è molto, molto comoda da seguire. Seguendo però bisogna arrivare al contrario di try, non so chi ha fatto questa acronimo, ma secondo me è bellissimo, è write everything twice. E questo purtroppo non bisogna seguirlo, non è una cosa da seguire. L'altra cosa, parlando di codice Java Object Oriented, i due aggettivi che ci sono sempre sono coesione e disaccoppiamento, quelli per capire come organizzare le classi. Su Android, la classe che quando fate il new project viene creata da sola è quella dell'activity, no? Ogni schermata della nostra applicazione è un activity. Spesso questa classe qui non è molto, non rispetta molto i due attributi che abbiamo detto prima, perché soprattutto la coesione di solito per i progetti semplici dentro un activity c'è tutto, quindi c'è il model view controller, c'è di tutto, è tutta l'applicazione dentro un activity, quindi anche qui alla fine quando abbiamo l'activity da 4000 righe poi è un problema di metterci le mani. Su Android, da Android 3 hanno introdotto il fragment, non so di voi chi la utilizzate. Questo qui l'hanno introdotto principalmente per creare l'interfaccia per i tablet, quindi per fare più frammenti di interfaccia e dividerli, metterli insieme tutti e due visibili, lista e dettaglio per esempio, nel tablet e farli in due activity separati, in due schermate separate sugli smartphone. Però comunque i fragment possono essere utilizzati anche senza interfaccia grafica, proprio per prendere un pezzo di activity e metterlo da un'altra parte. Quindi sono utili anche per spezzare activity in più parti. Se riconoscete queste immagini qua, capirete che il ciclo di vita già delle activity non è proprio semplice da utilizzare. Quello dei fragment è ancora più complicato, perché comunque poi si intreccia con quelle delle activity. Quindi il consiglio è di utilizzare i fragment se ce n'è veramente bisogno, ma non abusarne, perché poi comunque, soprattutto quando andate a vedere il backstack dei fragment, i fragment che vengono sostituiti e però rimangono sempre nel backstack, è abbastanza complicato. Per fare esempi semplici è facile, ma quando si complicano le cose diventa veramente complicato. Anche per se uno deve gestire fragment all'interno dei fragment, si perde abbastanza la strada per tornare a casa. Una cosa, un'alternativa che di solito vengono usate per creare componenti nuovi. Quindi se abbiamo bisogno di creare una view in cui c'è da gestire una gesture particolare o qualcosa di particolare, sì, ci sono vari tutorial al giro e dicono di utilizzare una custom view in modo giusto e poi riscrivere un paio di metodi. Che questo non è semplice da utilizzare, però invece l'utilizzo consigliato qui è un po' più semplice. Quindi questa qui è una custom view, in pratica è una classe che estende una view e può essere riutilizzata all'interno dei file XML e layout. Questo qui possono essere utili anche per raggruppare codice, quindi invece di avere, se ho un pulsante fatto sempre da un layout con due text view e un image view per esempio, due test in immagine, posso farmi una custom view e riutilizzarle nei posti. Questo può essere un modo intelligente per riutilizzare componenti senza utilizzare fragment. Avrei potuto anche fare un fragment, ma fare un fragment per un pulsante è comunque abbastanza complicato. Altra cosa per limitare il numero di righe, diciamo, di un activity, di un fragment, è questo framework Butterknife, sviluppato da Square, che ovviamente hanno rilasciato non si sa quanti framework open source. In pratica permette di fare l'injection delle view in una classe. Di solito in un activity si fa sempre il find view by id dentro un create. Qui è possibile, e poi si salva il valore della view dentro un field. Tramite questo è possibile mettere il field, metterci un annotation e dirgli qual è l'id corrispondente della vista.
e poi fa tutto da solo. Alla fine è molto semplice utilizzare, in 10 minuti si impara a usarlo, però comunque rende il codice un po' più leggibile, anche perché gestisce anche gli eventi, long click, quindi non c'è bisogno di creare la classe interna anonima o qualcosa del genere, comunque anche quello un po' complica. Altro framework rilasciato da poco, sempre da Square, è questo Mortar, che sono basati su Dagger, poi dopo lo accenniamo un po' meglio. Questo qui in pratica è sostitutivo ai Fragment, forse anche alle Activity, però è uscito da un mesetto neanche, ancora non si sa bene quale strada prenderà e chi lo utilizzerà e quanta gente lo utilizzerà. Però comunque secondo me è da tenere d'occhio, perché comunque in Square stanno facendo tantissime cose interessanti. Allora, finora abbiamo parlato di codice Java. In un progetto Android ci sono anche, c'è la famosa cartella REST che contiene tutte le risorse, che è un po' la cosa più grossa, specifica di Android e non specifica su Java. Per vedere anche in questo caso un caso di riuso, facciamo un esempio concreto, semplice ma concreto, che è un'applicazione che contiene un layout con due testi e con lo smartphone in portrait i testi stanno uno sotto l'altro, in escape uno accanto all'altro. Sui tablet stessa cosa, ma il testo è più grande, perché comunque c'è più spazio e sfruttiamo il testo. La prima implementazione di questa cosa è farsi un layout con un linear layout e due text view e fare il copia e incolla in quattro cartelle. Quindi in layout mettiamo quella per smartphone in portrait, in layout land quella per smartphone in escape, poi layout large e layout large land per averci vedere in tablet nell'escape. Ovviamente questa soluzione funziona, ma qui il principio che dicevamo prima, don't repeat yourself, non si applica perché abbiamo un layout, in questo caso è semplice, non poteva essere più complicato, ripetuto in quattro posti. Ovviamente possiamo fare di meglio. La prima cosa da utilizzare secondo me sono gli stili. Per chi non li conoscesse, in pratica sono l'equivalente Android delle classi CSS, degli stili CSS. Quindi qui abbiamo preso tutti gli attributi che erano TextView e Linear Layout e li abbiamo messo in due stili. Quindi uno stile per il TextView e uno stile per il Linear Layout. Facendo così quindi il layout rimane solo e gli stili vengono duplicati. Vediamo un attimo gli stili come sono fatti. Ci sono tutti gli stessi attributi che c'erano nel layout in precedenza. Alla fine è stato un extract della roba. Solamente facendolo così poi si può prendere questo e duplicarlo questo è quello già vertical nell'orientation del linear layout, si duplica nella cartella land e si mette horizontal e nel text view si cambia questo valore della dimensione del testo. Poi possiamo fare ancora meglio prendendo alcuni valori e mettendoli in file separati. Quindi su Android le risorse possono ottenere quasi qualunque cosa. Quindi il colore del testo lo mettiamo in un file separato, la dimensione del testo lo mettiamo in un file separato. Dopodiché, per sfruttare ancora meglio e fare meno copia e incolla, dividiamo il layout lo stile del layout in due, sfruttando l'ereditarietà degli stili, in modo che poi possiamo cambiare solamente questo in cui c'è l'orientation. Quindi quest'altra cosa qui rimane scritta in un posto solo. Quindi facendo così possiamo vederlo qua, che alla fine viene tutto scritto in un posto solo e poi c'è lo stile dentro values land per mettere l'orientation a horizontal e in values large c'è dimens.xml che contiene la nuova dimensione del font. Questo è quello che poi c'è dentro quei file. Questi sono i due file con la dimensione, quindi alla fine non abbiamo fatto ancora di niente, solamente il minimo indispensabile. L'altra cosa che si poteva fare è fare l'include di un layout dentro di un altro. Anche questo può essere utile, anche perché c'è in pratica l'equivalente di un extract method Java, solamente fatto all'interno di un layout. Questo è utile perché poi possiamo fare anche i due layout vivono di vita propria, diciamo. Quindi si può copia e incollare uno solo dei due layout in base alle configurazioni. Le risorse, come dicevo prima, di solito si utilizzano layout drawable di sicuro per mettere le immagini, anche se i drawable sono molto di più.
i layout si utilizzano per forza, le stringhe anche per le traduzioni, ma è possibile definire tutta questa roba. Quindi questo, secondo me, vanno, se sviluppate su Android, vanno capite bene, perché almeno sfruttando queste è possibile scrivere un codice un po' più pulito, un po' più leggibile. Anche perché poi, alla fine, quello a cui si dovrebbe arrivare, secondo me, è che mettere le cose che dipendono dalle configurazioni, quindi dall'orientation o dallo smartphone utilizzato, all'interno delle risorse, non all'interno del codice Java. Questo perché sennò all'interno del codice Java si fa presto a iniziare a dire if smartphone, if landscape, e a mutare tutto e diventa abbastanza ingestibile. Allora, ultimo argomento, i test. Allora, su Android ci sono vari framework per scrivere gli unit test. Purtroppo anche l'altra volta al DroidCon ho fatto un veloce sondaggio, ho venuto fuori che penso il 10% degli sviluppatori su Android scrive test. Non di più. Questo perché? Per vari fattori, secondo me. Quello più importante, poi tanto si può parlare anche dei framework di testing, qual è meglio utilizzare, ma quello più importante è che spesso su Android il codice scritto in un certo modo, in un modo classico, è difficilmente testabile. Quindi questa differenza qui è molto importante, perché una cosa è averci il codice aperto dal test, una cosa è averci il codice testabile. Ovviamente se il codice non è testabile è molto complicato fare i test, però non è vero il contrario, ovviamente sono due concetti diversi. Però comunque la cosa un po' brutta su Android, secondo me, è che il codice scritto con le librerie standard di Android è difficilmente testabile per vari fattori. E cos'è che rende l'applicazione più testabile? Ovviamente l'architettura dell'applicazione. Quindi la prima cosa, quando si parla di test, che viene in mente per gestire l'architettura dell'applicazione è un framework di dependency injection. Sappiamo ormai Spring c'è da svariati anni sul mondo web, e uno dei vantaggi più grossi di Spring è che rende il codice testabile, perché comunque i pezzettini sono più testabili perché sono indipendenti tra di loro. Quella cosa si diceva prima, è questione di disaccoppiamento. Su Android Spring non c'è per vari fattori, soprattutto perché la reflection comunque è lenta sullo smartphone, ma c'è questo framework che si chiama Dagger, sviluppato anche questo da Square, che invece di andare con la reflection va di, in pratica genera codice compile time con l'annotation processing. Facendo questo in pratica non c'è un overhead e quindi comunque il codice rimane abbastanza performante, non ci sono overhead. Allora, su Dagger, così detto in tre parole, ci sono tre concetti almeno. Gli oggetti, che sarebbero i bin di Spring, quindi gli oggetti che vogliamo gestire con la dependency injection. Poi ci sono i moduli, che sono delle classi che creano gli oggetti. Questo in pratica un modulo è una classe Java equivalente al file XML di Spring, o alla classe Java di Spring che crea gli oggetti. Qui viene fatto tutto in Java, non ci sono file XML in configurazione. E poi a partire da più moduli viene creato l'object graph, ovvero che sarebbero i nostri oggetti collegati tra di loro runtime all'interno dell'applicazione. Quindi per esempio questo qui è un disegnino dell'esempio che trovate sul sito di Dagger. Su Dagger, come c'era scritto prima, ora mi sono soffermato, gli oggetti possono essere singleton o non singleton. Questa può sembrare una limitazione, perché comunque su altri framework di dependency injection ci sono anche gli scope. Ci sono anche su Dagger, anche se sono un po' più nascosti. In pratica possono essere creati in base, utilizzando questo metodo dell'object graph. Ora quindi non andiamo sui dettagli, perché comunque è un po' complicato, comunque si può fare. Questo perché? Perché permette di creare degli scope. Di solito sulle applicazioni Android si può creare lo scope application, che è quello dei singleton generali dell'applicazione, lo scope activity, che comunque può essere comodo, e anche lo scope fragment, volendo, se non ce n'è bisogno. Questo per creare dei singleton, che non sono singleton globali, nel vero senso della parola, ma singleton legati a questi scope. Quindi ho un oggetto che comunque nasce e viene distrutto insieme alla mia activity. Quindi un esempio potrebbe essere questo. Nello scope application ho dei servizi generici che possono fare se chiamate REST, oppure anche accedere alle preferenze, perché comunque possono accedere all'oggetto application. L'application è un context, quindi possiamo accedere per esempio alle preferenze. Poi,
nello scope activity, cioè la mia activity, è un servizio legato all'activity che ovviamente può referenziare quelli a livello di application, e poi nello scope fragment, cioè il fragment è un list adapter, per esempio, può utilizzare di bmanager o nesso service 1 e comunque anche gli oggetti dello scope precedente. Facendo così l'applicazione comunque viene più pulita. L'altra cosa, ora, vedendo questo grafico, la cosa per cui ho introdotto Dagger parlando di test è che una volta che abbiamo organizzato l'applicazione così, è molto semplice cambiare uno solo di questi oggetti, senza stare a stravolgere tutto il resto. Questo perché? Secondo me questa è la cosa più importante di Dagger. Per esempio, io stavo facendo nei giorni scorsi un'attività abbastanza semplice che scarica gli amici da Facebook con l'account Facebook e ti permette di invitarli a fare a utilizzare l'applicazione. Ovviamente quando facciamo un JUnit non vogliamo tutte le volte si lancia il JUnit invitare gli amici veri, perché sarebbe un po' complicato, soprattutto se uno li lancia varie volte all'interno di una giornata. Quindi in quel modo lì all'inizio c'era le chiamate a Facebook direttamente dentro l'activity, quindi anche volendo nel test era complicato cambiare quel pezzetto e basta. Scorporando quel pezzo e mettendolo dentro un service, poi con un modulo di test di Dagger, uno riscriveva solamente quel service in modo da ritornare una lista fissa di amici senza fare la chiamata a Facebook, fare una chiamata finta che ritorna subito l'errore o la risposta positiva, si riescono a fare i test. Comunque l'interfaccia grafica deve cambiare in base a quello che succede, senza comunque fare chiamate a server, per esempio. L'altro esempio classico, servizi REST. Comunque è bene averci anche dei test che non vanno sul server per svariati motivi, perché non voglio che i test falliscano se il server è giù, voglio testare anche i messaggi di errore del server e non voglio fare butta giù il server per far passare i test e cose del genere. Quindi è molto comodo mettere in servizi separati e poi riscrivere un pezzo e basta. E con Dagger questo si fa abbastanza facilmente. I punti positivi di Dagger quindi sono, vabbè, l'alto disaccoppiamento delle classi che c'è sempre quando si parla di dependency injection. Comunque abbiamo visto prima il grafo, l'object graph delle dipendenze può diventare complicato, però la cosa positiva è che compile time, c'è un validatore che ti dice da errore proprio in compilazione, poi viene fatto vedere insieme all'errore in compilazione, se c'è qualcosa che non torna. Quindi se ho una dipendenza che non è definita o se anche se ho degli oggetti creati non utilizzati da nessuna parte. E il vantaggio vero è che comunque si possono fare dei moduli di test per riscrivere solamente un pezzo. Allora, altro framework che utilizzato però forse è un po' più famoso per 8, sempre fatto da Square, ma anche Event Bus secondo me è abbastanza utile, è fatto abbastanza bene. Questo qui in pratica permette di sostituire quello che di solito su Android si fa con l'intent service, quindi dall'activity si può mandare un intent all'intent service per fare il download dei dati e poi mettere un broadcast receiver per prendere il risultato. Questo può essere fatto utilizzando un event bus, ovvero invece di fare un intent creiamo un oggetto e mettiamo sull'evento, dopodiché ci saranno dei singleton di solito in ascolto su quell'evento specifico che vengono richiamati. Quando c'è il risultato, il single, qui chi ha fatto la computazione, rimette sulla rate bus, l'activity sta in ascolto e aggiorna l'interfaccia. Questo è un metodo che si può utilizzare. Event bus c'ha di buono, rispetto a 8 secondo me, che gestisce anche i thread in background. Quindi possiamo dire, questo oggetto sta in ascolto su questo evento e quando viene invocato, invoca su un thread in background. Oppure invoca sul main thread perché deve aggiornare l'interfaccia. Facendo così comunque si riesce a scrivere codice abbastanza pulito. Event bus rispetto agli intent, per esempio, c'è anche dei vantaggi un po' più nascosti. Quindi per esempio i listener possono essere fatti su qualunque classe. L'esempio classico è un listener su object. In quel modo si può fare in un posto solo il login di tutti gli oggetti che passano. Oppure si potrebbe anche creare gli eventi che implementano una certa interfaccia. Per esempio sul mondo web l'esempio classico dell'aspetto oriented era il logging,
su Android c'è il tracking su Google Analytics, ogni volta che faccio un qualcosa devo chiamare Google Analytics per dirgli di fare il tracking. Se gli eventi sono gli eventi basti che vogliamo tracciare, possiamo implementare un'interfaccia tracked event o qualcosa del genere e mettersi in ascolto su questa interfaccia, in modo che in un posto solo prende tutti gli eventi che implementano l'interfaccia. In più c'è anche il vantaggio, comunque il famoso cambio di orientation viene gestito, perché si registra activity nel on resume, si deregistra nel on pause, e poi quindi nel cambio di orientation c'è un pause dell'activity che viene distrutta, un resume di quella nuova, e comunque funziona, perché anche se l'activity di partenza manda l'evento, il risultato può prendere l'activity con l'orientation cambiato. Allora, come dicevo, su Android ci sono N framework per fare testing, questi sono alcuni. È un mondo ancora abbastanza in evoluzione, forse se è un po' stabilizzato poi con Gradle e Android Studio sono un po' ripartiti quasi da capo, perché comunque su Gradle ancora non si è capito bene come scrivere i test e tutte queste cose. È abbastanza in evoluzione, Android Studio è ancora alla 0.4.4 di versione, comunque per lo sviluppo secondo me è già abbastanza maturo, per il testing ancora ci sono cose un po' da raffinare. L'altra cosa che su Android è un po' complicata da fare è il test driven development, sempre parlando di test. Quando si parla di TDD, spesso l'esempio che viene fatto è quello della calcolatrice. Io tutti i blog o i test in cui si parla di TDD c'è questo esempio qua. Ora, questo esempio qua viene particolarmente bene sviluppandolo con TDD. Nel caso di interfacce grafiche viene un po' peggio, anche su web questo. Quindi su Android c'è questa libreria Fast per Android che permette di scrivere gli asset in modo un po' più leggibile. Quindi comunque c'è la complete, il visible è dato da lui, comunque, da questa libreria. Però purtroppo spesso quello che servirebbe non è quello, ma sarebbe un qualcosa tipo asset che il layout è uguale a un wrap, che ancora purtroppo non è fattibile in modo semplice. Questo però che vuol dire? Che non è giusto fare i test della user interface su Android? Secondo me no, comunque è utile, anche se è complicato scrivere gli asset. E forse non ne vale neanche la pena, perché l'interfaccia grafica comunque è il componente dell'applicazione che cambia più spesso. Quindi perdere tantissimo tempo per scrivere i test proprio fini dell'interfaccia grafica e poi buttare via tutto, perché comunque bisogna ristrutturarla, non è proprio bello da fare. Però comunque, scrivendo i test su Android per l'interfaccia grafica, è possibile comunque ricrearsi il caso di test. Quindi se per testare una certa cosa devo andare su un activity e devo fare tre click intermedi, posso fare il test che mi parte direttamente su quell'activity. E come si diceva prima, invece di farmi ritornare i dati dal server, posso farmi ritornare dei dati che voglio io, in modo che so come testarlo. L'altra cosa carina, secondo me, è che aggiungendo un weight, almeno con roboti non funziona sicuramente, in espresso non lo so, però penso di sì. Comunque anche durante il test è possibile interagire. Quindi di solito il test si vede che parte, fa quello che deve fare e finisce. Se mettiamo un wait poi non possiamo cliccare. Quindi possiamo fargli fare quello che vogliamo noi e poi metà test farlo noi. L'altra cosa, l'altro framework secondo me carino è Spoon, questo è sviluppato da Square. Con questo framework è possibile, in pratica, collegare più device al computer, lanciare i test che vengono eseguiti in parallelo su tutti i device collegati, e è possibile aggiungere in JUnit un'istruzione, un comando per scattare degli screenshot. Dopodiché lui nel file HTML risultati organizza tutti gli screenshot. Quindi a quel punto non scriviamo gli asset noi, però comunque facendo girare i test a colpo d'occhio si vede se c'è qualcosa di sbagliato. Ora non si vede a livello di pixel, però comunque a colpo d'occhio comunque si vede. Questo è comodo soprattutto per averci supporto a più device o cose del genere. Ultimo argomento al volo, sapete che a marzo dovrebbe uscire Java 8, si spera, no? Sì, penso proprio di sì, l'hanno rimandato diverse volte.
Su Android ancora io ho cercato un po', non si sa bene se sarà supportato e quando, speriamo di sì comunque. Su Java 8 ci sono le novità grosse, perché alla fine Java diventa un linguaggio funzionale, quindi ci sono le lambda expression e tante altre novità, gli stream. Quindi di sicuro cambierà il modo di scrivere codice, quindi comunque ci sarà da riaggiornarsi molto probabilmente. Basta. Qui c'è un po' di riferimenti a quello che ho detto, tanto queste slide ovviamente le passo, comunque sono già un po' online, un po' ai libri che vi ho detto, soprattutto quello di Robert C. Martin su Clean Code. Grazie per l'attenzione.